Allora, ci troviamo qui con Matteo, Sebastiano. Allora ditemi, qual era il vostro ruolo all'interno di questo evento? Ma noi facciamo parte del comitato alla festa della primavera e siamo degli organizzatori appunto del Falò. Siamo specializzati a dare una mano un po' in tutto, così siamo un po' inutili. Toglietemi una curiosità, ma cosa è successo prima? Quest'anno purtroppo non è andata benissimo, la colombina che doveva incendiare il Falò non è partita, ma la nostra forza è riuscire a risolvere tutti i problemi, abbiamo risolto il problema e il Falò è bruciato. Abbiamo sacrificato una vita però e ci siamo riusciti. Ne è valsa la pena. Ed è bruciata per fortuna prima la donna. Ma ditemi, ma cos'era quel fantoccio? Che cosa rappresentava? Allora, questo è il Falò di San Giuseppe, tradizionale di Santa Margherita del quartiere di Chiaia, e sono due fantocci, Tonino e Manena, e se brucia prima Manena la donna porta bene. L'anno prossimo sarà un bel anno, un bel tempo, una bella stagione. Se bruciava invece prima lui, un brutto anno e brutto tempo. Quindi meno male che ha bruciata lei. Meno donne e più uomini. Sì. Giustissimo. Ma chi ha bruciato prima stavolta? Questa volta bruciato per prima la donna. Invece l'anno scorso? L'anno scorso è bruciato prima la donna e poi l'uomo. Quindi insomma, bene non bene, infatti quest'anno bene ma non benissimo. Ma ditemi una cosa, da quanto tempo lo svolgete questo ruolo? Allora, noi siamo qui, vabbè, Seba da qualche anno, l'anno scorso, mentre io da quando ero piccolo, 5 anni, giù di lì. Però il Falò va avanti dal 57 e siamo ancora qua. Quindi insomma, tanti anni di storia. Tradizione che si porterà avanti. Un saluto, volete fare un saluto? Un saluto a tutti quanti i follower di Rapallo 3000. Seguitelo, un grandissimo. Tanti saluti Romagna a tutti. Arrivederci.